Un saluto veramente molto veloce perché devo tornare al Ministero a litigare per poter far, come dire, per poter difendere determinati valori, perché evidentemente se sono qui, a parte omaggiare Francesco e ringraziare il Centro Studi Machiavelli per l'opera meritoria che sta svolgendo, anche per salutare i miei colleghi della Lega che vedo qui presenti, e in realtà io sono lì in Viale Trastevere con l'elmetto in trincea perché subiamo, dico, come comunità di conservatori, bombardamenti ogni giorno. L'ultima, ahimè, devo, lo dico con rammarico, purtroppo arriva anche dal nostro mondo, perché quando sento qualcuno parlare da un palco e dire di eliminare la bocciatura, per me vengono meno dei valori che sono quelli della parità nelle condizioni di partenza, perché la scuola è un ascensore sociale, ma non parità assolutamente, differenza nelle condizioni di arrivo. Questa è la meritocrazia, mi hanno insegnato questo quando militavo nel fronte della gioventù alla fine degli anni Ottanta, e quindi magari con gli altri amici della nostra comunità politica rivedere un attimo determinati concetti e soprattutto non andarci a farci infinocchiare da gente che seguono il modello anglosassone nell'ambito dell'educazione, da gente che fino a qualche anno fa era nella task force del Movimento 5 Stelle, da gente che da sinistra cerca di riciclarsi, ed evidentemente è quello il riferimento al quale facevo prima appunto considerazione. Cos'altro dirvi? Io lo dico da papà più che da sottosegretario all'istruzione, perché ho due figlie che vanno a scuola, parlo di scuola, mi limito a quello. È una battaglia veramente forte per preservarla, l'anima, oltre che conservare i nostri valori, perché noi abbiamo di fronte, siamo come Davide contro Golia, abbiamo un modello globalista di comunicazione che parte dallo smalto che qualche cantante, o meglio da qualche artista, mette in mostra, a tutta una serie di nuovi riferimenti culturali che questi ragazzi hanno, con l'unico appiglio per salvare davvero questi ragazzi da questa deriva, ne vedo di tutti i colori, dalle carriere alias ai bagni gender free, tutte cose che io contesto, ma ahimè in punta di diritto, perché da sottosegretario all'istruzione non posso fare anche il deputato all'opposizione. Allora, per fortuna, grazie al mio staff, riusciamo sempre ad esempio a dire, e qui vi do questo strumento per contrastarlo laddove delle associazioni delle famiglie dovessero farlo, esiste una circolare che è la 1972 del 2015 della Buona Scuola di Renzi, che vieta espressamente la propaganda di genere a scuola, ed è quella con cui siamo riusciti a bloccare nella Regione Lazio, col timbro del Ministero, l'avallare di determinate situazioni che però stanno arrivando. La mia mano ha cinque dita, non riesco sempre a, come dire, ricoprire i buchi di questa diga, perché sta arrivando dalla cancel culture a tutta la propaganda di genere, perché è il nuovo mito della sinistra, è quello: avevano prima l'operaio, lo hanno abbandonato, gli operai hanno votato per qualcun altro, poi hanno avuto il mito dell'immigrato e anche lì si sono resi conto che perdevano voti, adesso hanno quel mito lì della fluidità di genere, dell'ambiente, dell'ecosistema, e loro hanno un esercito. Noi dobbiamo cercare di capire se a questo esercito siamo in grado di rispondere. Abbiamo un esercito anche noi, ed è appunto nella famoso trittico Dio, patria, famiglia. Io partirei soprattutto dalla famiglia, dall'agenzia educativa, perché in Dio il rapporto con Dio è personale. La patria, si diceva qualche anno fa, è un'idea, non è sempre geografia per molti di noi. Ma soprattutto la famiglia, cerchiamo di ascoltarle. Benedico quelle associazioni che fra 10 minuti ad esempio riceverò in Viale Trastevere, perché prima non riuscivano neanche ad entrare, perché prima potevi entrare soltanto se facevi parte di cooperative o di sindacati, adesso entrano le associazioni delle famiglie, grazie a Dio. Diamo una mano a loro, perché, ripeto, rimangono per me davvero il baluardo più importante, ovviamente alle comunità politiche e ai partiti. E qui posso tranquillizzare Francesco, e penso di parlare a nome di tutti i colleghi: i brutti, gli sporchi e i cattivi nella Lega ci sono, qualcuno di questi ricopre anche ruoli di governo. Posso garantirti che almeno per il mio partito, Guglielmo, tutti i battigliati, Domenico, penso che continueremo a poter dire la nostra. È chiaro che lo dobbiamo fare con intelligenza, perché dall'altra parte non aspettano altro che ci togliamo il casco e il giubbotto antiproiettile per fucilarci. Dobbiamo combattere
Chiederò al ministro Bianchi di far adottare come libro di testo il tuo, ovviamente una provocazione. Magari lo presentiamo. No, scusatemi. Se ci sono i giornalisti, è la volta buona che autorizzo direttamente. Vabbè, diciamo che cerchiamo un incidente diplomatico. No, non vedo perché Zan possa andare in una scuola di Palermo a presentare il suo libro e Francesco Borgonovo non lo possa fare. Mi faccio io portatore, tanto nell'ambito delle attività degli studenti e per l'autonomia e la libertà dell'insegnamento, tutti possono entrare in una scuola. E quindi dobbiamo capire una cosa, e qui davvero mi taccio, vi saluto e scappo via. Noi abbiamo delle praterie e non devo citare Gramsci nella conquista della cultura, abbiamo 8 milioni di studenti e le loro famiglie e non sono tutti ideologizzati, c'è una piccola parte di insegnanti che lo è, ma se nessuno li contrasta questi avranno sempre piede libero. Grazie e complimenti. Grazie molto sottosegretario Sasso, è inutile precisare ulteriormente quanto sia importante il fronte scolastico per la nostra battaglia, del resto dimostra anche esempi esteri, si possono citare i soliti Stati Uniti, ma si può citare anche la Spagna, dove è in corso in questi mesi una grande mobilitazione da parte di genitori proprio contro questi tentativi estremi di indottrinamento. Ed sono stati in entrambi i contesti delle occasioni di forte rilancio e di forte spinta propulsiva per la destra, quindi è assolutamente un tema da non abbandonare malgrado le sirene che diranno di abbandonare la battaglia culturale, quella invece è una fortissima occasione per la destra. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie al Centro Studi Machiavelli che ha organizzato questo ennesimo evento qui alla Camera dei Deputati e anche per il fatto che questo tipo di iniziative, io mi fregio di essere oltre che amico di un sottosegretario di questa caratura, dell'onorevole Picchi e di tutta questa serie di colleghi che oggi ci hanno onorato con la loro presenza, anche di far parte del Centro Studi che ha avviato da qualche mese anche un'attività itinerante, per cui informo anche gli altri colleghi per il fatto che abbiamo presentato anche i libri in giro per il territorio. E quindi ci fregeremo. Sì, quello lo è diventato da quando siamo entrati noi con qualche altro collega parlamentare, ma questa prima chiudiamo parentesi. Io mi sono fatto qualche appunto perché ho finito di leggere il libro domenica con i bambini che avevo addosso. Però ovviamente come si può rispondere a quello che è questa sorta di nulla che avanza, così come nella storia infinita, no? Questa nebbia che avanza, che a confronto del nichilismo che oggi pervade la nostra società, diciamo che è zucchero filato, si fa con attività culturali che vadano a contrastare quello che diceva prima il sottosegretario, un'egemonia culturale che non può essere lasciata totalmente nelle mani di un centrosinistra, di un'area di sinistra e di tutto quello che è opposto a quella che dovrebbe essere l'area conservatrice. Io non vado nell'ambito filosofico perché già faccio il parlamentare ed è troppo, poi magari fare l'uomo di cultura mi pare anche di più, però per me essenzialmente questo testo lo considero quello che ha nel titolo, un manuale, quello di cui la politica della cosiddetta area nazional popolare avrebbe bisogno da prima per la classe dirigente e poi da presentare a quelli che sono i militanti. Lo presenterò ai militanti, farò di modo tale, chiederò a Borgonovo di fare come ha fatto chi lo ha preceduto nella presentazione degli altri libri, di venire in Calabria per incontrare altre comunità di persone che non vogliono rimanere chiuse così come si potrebbe pensare, diciamo, nella nicchia, ma che vogliono uscire fuori, vogliono dire la loro. Lo presenterò a quella comunità politica, anche se l'indirizzo nella parte finale del libro di Borgonovo dice non necessariamente deve passare per un retaggio di appartenenza partitico, però Borgonovo riconosce che c'è bisogno dello strumento politico ed è già un passo in avanti. Per me questo libro, che consiglio a tutti quanti, questo manuale è stata una boccata di ossigeno. Riferimenti come Evola, Mishima, Junger, Busquet, Benner sono degli autori, dei punti di riferimento per chi come me ha avuto la fortuna di cadere in età adolescenziale in una delle ultime sezioni che esistevano, come quelle che ha frequentato il nostro collega Sasso, ma possono essere ancora dei punti di riferimento per coloro che si vogliono avviare ad un'attività che vada a riscoprire queste
queste parole, no? Che spesso e volentieri vengono considerate, diciamo, banali. Dio, padre e famiglia, la Cirinnà, no? le banalizzava, ma con questo testo questi termini vengono riindagati, ricollocati nel significato reale che hanno, e poi il libro ci consente di fare un percorso di riferimento per quanto concerne la scala dei valori. Si parte dalla necessità di ripristinare un'impersonalità attiva, il termine del dono, quello che dovrebbe esserci in politica. Quando tutti noi abbiamo fatto un percorso politico, ci siamo introdotti con la volontà di donarci ad un'idea, di donarci a quello che era un percorso per cui volevamo cambiare le cose. Da lì l'inserimento nel contesto della comunità, che è la base fondamentale del percorso di una politica che vuole cambiare le cose. All'interno stesso la posizione della famiglia, la posizione della famiglia con le sue differenze, con le sue gerarchie, con la figura del padre che è stato demolito, così come sono demoliti tutti quelli che sono i confini, che sempre verso la parte finale del libro, giustamente Borgonovo dice che bisogna ripristinare, ma non nell'eccezione negativa del termine per cui stai fuori da dove sono io, nell'eccezione più positiva, nel dare il valore a quello che sono le diversità. C'è la necessità, e per questo ribadisco questo manuale. Io sono contento anche perché nel libro c'è citato quest'altro libro, Coraggio, manuale di guerriglia culturale di una casa editrice, Passaggio al Bosco, che consiglio ulteriormente, che è un altro percorso, e sono contento che sia stato richiamato come siano stati richiamati quegli autori, perché fondamentalmente ci indica la necessità di contrastare la cultura del piagnisteo che pervade le nostre comunità, che pervade soprattutto i giovani. Io, prima di essere parlamentare, prima di essere, diciamo, un dirigente politico, ancora rimango un militante, e quando mi confronto con una classe di giovani che loro malgrado avrebbero delle praterie rispetto a chi come me ha iniziato negli anni 90, quando c'erano veramente un po' più di politici, e non gliene frega niente. Allora, questo percorso utile a incardinare quello che potrebbe essere lo scardinamento di un'egemonia culturale che oggi appartiene solo ad una parte politica. Io lo consiglio, ringrazio l'autore e lo invito presto in Calabria per presentare il libro. Ah, buonasera a tutti, grazie di essere qua. Noi come Centro Studi è circa 5 anni che cerchiamo di fare un po' di percorso di idee, di andare controcorrente, cercare di spiegare che le ragioni di questa metà del campo e della metà del campo che viene spesso descritta contro in realtà è maggioritaria e ha molte idee che insomma sono valide, si possono portare avanti e non ci rassegniamo a essere omologati. Però siamo anche decisori politici. Allora, io ho colto bene il punto di Borgonovo di non compromettere, però io poi ho una cosa molto pratica, che se voglio imporre la mia agenda politica devo arrivare a un numerino che è 50,01, se non dei voti del voto popolare, almeno dei seggi, perché senza quelli poi dopo ho delle idee meravigliose, in teoria fichissime, che però poi dopo si scontrano e perdo. Quindi, senza vendere la propria anima, io mi scuso del mio linguaggio molto, molto pratico, qual è il mio punto di rottura in cui riesco a compromettere senza compromettermi? Perché poi è quello il punto, perché finora abbiamo visto tanti esempi di politici che sono andati, voglio dire, dirompenti sul mercato, e risulta sul mercato elettorale, insomma, quindi ce l'hanno fatta essere eletti, sono durati relativamente poco e sono riusciti a imporre praticamente niente della propria agenda. Quindi la domanda a Borgonovo è: io e la mia comunità politica, quale punto di caduta ha per non uscire sconfitta da questo tipo di battaglia? Grazie, ringrazio gli interventi. Io poi
Cercherò di essere breve perché poi vi devo lasciare, perché le leggi del mercato mi impongono, questo mercato totalitario mi impongono di andare a fare un'altra cosa. E, questo è il punto. Allora, per essere molto pratici e fuori, no? Prima è stato citato un esempio proprio perfetto. Professor Ricolfi, facciamo nomi e cognomi, di cui io ho grande stima perché è una persona a sinistra con cui si è potuto parlare per tanto tempo, che ha fornito spunti interessanti. Ricolfi, che veniva citato prima da Sasso, e che a un certo punto il professor Ricolfi fa delle cose bellissime, ripeto, ho molta stima di lui. Il professor Ricolfi non è il problema, il professor Ricolfi è una ricchezza fantastica che merita di essere coinvolto, sostenuto e tutto. Però perché Ricolfi può scrivere oggi un libro a tutela del contro il pensiero unico, no? Insieme a Paola Mastroccola, se non sbaglio, dato che è un'altra grande autrice, a mio avviso, che viene da sinistra, però dice cose che in questo mondo si dicevano 30 anni fa, 20 anni fa, non so, io del politicamente corretto ne sento parlare da quando sono, cioè non ne posso più, mi ha stufato, divento politicamente corretto io come. E però adesso lo può dire, adesso ne scrive Repubblica, e va. Cominciamo con una cosa semplice, no? Le cose nostre, in primis, che vuol dire spingere quelle nostre, non me. Qui, solo seduti qua, ci sono il professor Capozzi che ha scritto dei libri bellissimi, un ragazzo giovane che fa delle attività, insomma, sono tutte qua le cose che ho detto io, mi hanno dato questi dossier, ci sono già tutte. E allora come si fanno a portare avanti? Sul territorio, io giro mezza Italia, di più, giro dappertutto, nord, sud, cercando di fare, è il mio modo di fare militanza, si diceva prima, no? E facendomi un mazzo così, delle volte senza particolari eroismi, però vado in giro, dovunque mi chiamano io vado, perché penso che sì, e vedo che ci sono un sacco di ragazzi, un sacco di famiglie, un sacco di persone che hanno voglia di pensieri forti, e trovano poco sul territorio, trovano veramente poco, trovano poche sedi, poche sezioni che c'erano una volta, trovano anche poche librerie, ma questo è un altro discorso più ampio. Però se lì gli viene dato qualcosa, a me in fondo fa anche comodo, perché poi chiamano me, ci vado, ma come sul territorio ne avrebbero 100 altri che non vengono valorizzati. Allora è vero che ho bisogno del 51%, ma non sempre, perché c'è chi ha governato questo paese, oggi lo governa, e non ha mai avuto il 50%, mai, grazie al cielo. E allora, come hanno fatto questi? Se è una grandissima lezione, quella. Grandissima, perché se oggi vuoi avere oggi ti dicono, sì, vieni che ti diamo il 51%, ce la puoi fare, ma ora che sei arrivato lì, al 51%, intanto bisogna vedere poi quali macerie ti lasciano da gestire e che cosa ti è richiesto per arrivare in quel punto, perché magari uno fa il compromesso e dice chiamiamo l'autore più presentabile, non chiamiamo quello lì che è un estremista, chiamiamo quello più presentabile, poi però magari quello presentabile non ha proprio le tue idee, ce n'ha anche di altre che per te non sono tanto buone, e però una volta che hai preso il pacchetto, no? Te lo devi mangiare tutto. E invece noi prima discutevamo un po' meno di compartimenti stagni, no? Come sugli Stati Uniti, perché oggi tu ti devi schierare con gli Stati Uniti e prenderti tutto. Tutto. La loro roba LGBT, il pacchetto completo. Ma io potrò decidere cosa voglio. Potrò dire questo, su questo siamo d'accordo, su questo no, questo mi sta bene. Lo posso fare se ho una visione politica forte, e ce l'ho se l'ho costruita con i ragazzi che la vogliono, perché ce n'è ovunque. Cercano delle cose, chiamano, fanno, brigano. C'è una marea, in questo mondo c'è una marea di case editrici. Una marea. Sono state buttate, una di queste è stata buttata fuori dal Salone del Libro di Torino un paio di anni fa, Salone del Libro di Torino che viene affidato sempre alla stessa cricca ignobilmente da anni, e già lì bisognerebbe metterci mano,
ma nessuno che abbia detto qualcosa. Persino le altre case editrici terrorizzate hanno pensato, zitte, esatto. E questo è quello che succede. Appena uno qui dice una cosa storta e viene massacrato, tutti camminano attaccati ai muri per paura. E invece no. Io nella mia piccola esperienza, minuscola, rispetto a chi fa politica da tanti anni, la fa bene, non è che io devo insegnarvi a fare qualcosa, dico la mia, vi racconto quello che vedo io e magari riuscite a farmi felice, a fare qualcosina di questo, ma non è che non si faccia nulla, perché qui, grazie al cielo, anche perché dei partiti ci sono e funzionano, un tessuto che resiste c'è, perché è vero che la maggioranza degli italiani condivide queste cose, non è vero che stanno dall'altra parte, stanno di qua. E allora io ho visto che qualche volta dare anche una risposta un po' decisa li lascia spiazzati. Questa roba qui si costruisce, secondo me, con un po' più di lavoro e un po' meno di social, meno compromissione ideologica con i loro strumenti, anche se non si arriva al 51%. Nelle regioni, nei comuni, città per città, casa per casa. Si fa, ma si può fare anche da quel punto di vista lì. E poi si formano ragazzi bravi, belli, puliti, che non hanno insegne strane, antichi simboli paneuropei, come dice il Corriere della Sera, celebrando Azov e queste cose, no? Che poi portano avanti invece i contenuti. E secondo me si fa così proprio molto biecamente, no? Che non sono io, è la generazione successiva. Perché? E chiudo con una citazione di un nemico, Taleb, economista Taleb, che dice una cosa geniale, no? Geniale, non è che c'era arrivato lui per primo, però la minoranza creative. Fa un esempio, noi beviamo un sacco di bibite gassate, tipo la Coca-Cola, che sono kosher. Nessuno di noi probabilmente ci ha mai fatto caso, perché a meno che uno non sia ebreo, non ci sta attento. Per la maggioranza delle persone è assolutamente uguale bere kosher o non kosher la Coca-Cola. Per la minoranza che ha chiesto di avere la lavorazione kosher, invece cambia tutto. E perché ce l'hanno fatta? Perché hanno rotto le palle. Sono stati lì a martellare finché non hanno ottenuto quello che volevano. E quindi anche una minoranza creativa, determinata e disposta a tutto, coraggiosa e che rischia, ottiene quello che vuole. Guardate gli LGBT. Sono lo 0,1, dominano la cultura. Allora perché non lo si può fare di questa parte? Che è pieno di gente brava, determinata e con delle idee forti? Io ho cercato nel mio piccolo di hackerare una parola, conservatore, per evitare che si presentassero quelli con il monocolo e il tè, che sinceramente li abbiamo già visti, no? Abbiamo sentite di ogni a destra, ogni anno ce n'è una nuova, ma le cose sono sempre quelle e la gente le capisce così. Quando gli dici che una donna non ha il pene, cioè non è che c'è bisogno di aver letto Kant come Azov, no? Sempre per restare su queste cose, adesso incredibilmente sdoganate. Comunque questa è un po' il succo. Io spero che si possano fare delle altre cose insieme. Vi ringrazio tantissimo e con antichi gesti paneuropei vi saluto con grande affetto. Speriamo, insomma, poi nella pratica anche di restare in contatto e di poter fare delle belle cose, perché è giusto combattere per le idee giuste. Grazie. Grazie mille. Una chiosa in 10 secondi, veramente. Prima si diceva no alle battaglie di retroguardia. Circola una battuta su internet in cui si dice oggi la destra sostiene le stesse posizioni che sosteneva la sinistra 10 anni fa. Quella è la definizione di battaglie di retroguardia. Si è perso terreno e poi si va a difendere quella che era una posizione che nel frattempo è stata conquistata dalla sinistra, non da noi. È il momento di contrattaccare. Perché altrimenti il risultato sarà sempre quello: si cede un po' di terreno e poi ci si assesta sempre su posizioni che sono degli altri e non sono nostre. Questa era solo la cosa che volevo dire, e ringrazio ovviamente i nostri ospiti Borgonovo e Capozzi e tutti voi per essere stati con noi. Grazie mille.